Con l'operazione denominata Pesce Giallo, i carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno arrestato tre dipendenti dell'Agenzia delle Entrate del capoluogo, un 52enne di Alatri, responsabile dell'unità operativa servizi catastali in front office, e due suoi collaboratori di 51 anni, originario di Pico, ma residente a Frosinone, e di 58 di Monte San Giovanni Campano. Quest'ultimo addetto alla ricezione del pubblico presso il reparto banche dati e servizi catastali. Sono accusati di truffa ed altri reati, secondo quanto sostenuto. L'accusa avrebbero ampliato volutamente i problemi fiscali dei cittadini per proporsi poi in cambio di soldi, visti i loro ruoli e le loro funzioni, pronti poi a risolverli. Indagate anche 19 persone in tutta la provincia, la maggior parte consulenti e liberi professionisti, accusati di corruzione ed altri reati. I particolari sono stati spiegati dal maggiore Matteo Branchinelli, comandante dei carabinieri della compagnia di Frosinone. Le indagini sono iniziate nel luglio del 2018, grazie alle attività sulla strada da parte degli uomini del nucleo operativo e poi corroborate anche dalle prime dichiarazioni, da alcune denunce che abbiamo raccolto di alcuni architetti e geometri che si erano rivolti all'ufficio, ma si erano visti respingere le proprie pratiche in maniera assolutamente abusiva. In pratica il funzionario, il responsabile dell'ufficio, tratteneva le pratiche, faceva trascorrere del tempo, così ingenerando sia nel cittadino delle lagnanze nei confronti del tecnico e sia nei confronti del tecnico direttamente che chiaramente perdeva dei propri clienti. Così diventava un sistema rodato di dazione di denaro, soprattutto nei confronti del responsabile che a cadenze regolari, come potevano essere a Ferragosto, a Natale, a Pasqua, riceveva i compensi. Ripeto, in denaro o ovviamente in beni naturali. Era talmente sistematica la cosa che il soggetto arrivava persino a chiamare i professionisti perché non erano passati a dare il dovuto. Ovviamente le attività sono state supportate da attività di natura tecnica, quindi intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno consentito peraltro di capire come i soggetti, oltre che approfittarsi delle situazioni magari di particolare disagio, di vulnerabilità di persone una volta anziane o di professionisti, parlavano, prendevano in giro addirittura queste persone, chiamandole appunto pesce giallo, da cui il nome dell'operazione. Pensava di questo Dimmi. sotto qua, sospettato su pesce giallo. Stai aspettando? Beh, Beh, certo, ne vale la pena. vale la pena aspettare lì, quando tu sei si pesci, ti devi Sì, fare mannaggia. bene. Sì, io tanto sto qua perché muoio questo, poi c'ho veramente volevo fare un'altra cosa, però mo te lo dico, volevo chiamare cosa Carlone. Fallo venire qua. Sì. E dovevamo andare a vedere, ti ricordi quel tecnico che cioè praticamente ci deve dare 500 euro, a me 500 euro a lui. Sì. Fatto, oh, hai visto il giro colpo che sto fatto? Va bene. Va meno Si è male, va. scappato poco, si è scappato su pesci. E lui dove era andato? Gianni, dove se n'era andato? Sì. Vabbè, comunque hai lasciato adesso, Avanti. penso che qualcosa farà, insomma, ci Quando conviene, non no? avevo le 650, Beh, è allora, buono, è buono, è buono. Vabbè, poi ti tutto tu. fa le gomme, ti fa l'esperto, tutto. Non spiega, tu ormai ti agenzia per entrare, sì. L'agenzia per entrare, perciò impegnati. Ah, capito, amica.